e cominciamo con il Milan, il campione d'Italia, che affrontarono la Lazio all'Olimpico. Sono campioni d'Italia? Lo erano. Sicuro? Capello, un guaio non avere Savicevic, ma altri faranno la differenza. Ho gente di talento, per questo resto fiducioso. Ma non lo so. Sarà anche stasera fiducioso? Non so, la gente di talento era forse Franco Baresi? Costa Curta. E Rossi non ne vogliamo parlare. Forse parlava di Rossi. Perché si è tuffato così? Non è possibile. La differenza l'ha fatta lui, Beppe Signori. Che qua però vuole buttarla fuori, no, dall'altra parte. Gran gol. Fortemente cercato. E guardate questo gol, glielo vogliono togliere. È uno scandalo. L'ha deviata Baresi. Ma assolutamente no. Gente di talento, d'altra parte. Veniamo invece a Di Chiara, ora più punti in trasferta, aveva detto. Il difensore del Parma, invece l'allenatore Scala aveva detto al Sant'Elia per vincere. Sant'Elia è lo stadio di Cagliari dove ha vinto il Parma oggi, no? 2-0. Ecco il primo gol del Parma, lo vedete. È Berretta, che peraltro gioca nel Cagliari per motivi squallidi. È del parmigiano Oliveira. Parmense Oliveira, naturalizzato belga. Ma veniamo al Toro, Sonetti ottimista, ci manca poco per fare il salto di qualità, la partita era Padova-Torino. E adesso diceva basta a bischerate in trasferta. È toscano lui, quindi in effetti si esprime di bischerate non ce ne sono, c'è una vaccata qui ad esempio della difesa, ma non era una bischerata, bisogna dirlo. E questa vediamo. Questa direi. Questo è un funambolismo di Vlahovic. Sì, sì. È una mezza porcata la difesa, ma non era una bischerata. Questa è una vaccatona. Questa assomiglia, Questa è veramente una bravo anche qui. Il pastine era da un'altra parte, in un altro stadio. E come definire questo? Questa è una bischerata. Questa è una bischerata. Vabbè, però una, dai. Balbo e Fonseca replicano, insieme siamo irresistibili, dicevano gli JK. E invece Mazzone scopre una nuova Roma, ora per noi vincere è normale. È proprio, è una roba. È come bere un bicchiere di calcestruzzo, direi, e questo è Scuravi, infatti, in effetti, che va a segnare. Ma passiamo invece a altri sport. Tocca la tomba, Montezemolo aveva guidato la mano di tomba dicendo Alberto porta le fortune quando si presentava la nuova Ferrari. Abbiamo anche le immagini che lo testimoniano. Vedete Montezemolo che gli dice ecco tocca la Ferrari, eccolo lì, tocca la Ferrari, porta buona, ha detto. Cosa è successo tocca invece? Tocca anche il nano, gli dice, vedi. Beh, non è che il gobo porta fortuna. No, no, non lo so. Dopo che ha toccato la Ferrari, prima gara, cosa succede? Che tomba per la prima volta in questa stagione, ha inforcato un paletto e piff. Ma sarà che quindi cosa? Non so la Ferrari come andrà, però lui toccando la Ferrari si è caricato talmente tanto. E per la prima volta è uscito in uno strano speciale quest'anno.